Martedì 25 giugno, buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa. Prima dei quotidiani locali e nazionali parliamo di mobilità per i ex ITR e GAM. È stata approvata la proposta di Federico, di Antonio Federico, vediamo di cosa si tratta nel servizio curato da Valentina Cerlando. Aiuti statali e stipendi arretrati. Federico fa sua la battaglia degli ex dipendenti TR GAM e ottiene un sì importante che crea nuove speranze. L'onorevole Pentastellato ha proposto un ordine del giorno collegato al decreto crescita che mira a dare continuità al pagamento della mobilità in deroga per i lavoratori in area di crisi complessa. L'idea parla di un'intesa con le regioni affinché queste possano utilizzare i residui dei fondi per gli ammortizzatori sociali proprio in favore dei lavoratori in area di crisi, superando così il parametro della continuità. Si tratta dei soldi accumulati negli anni e che ora potrebbero essere destinati a politiche del lavoro, nello specifico a quelle persone che si sono trovate in difficoltà dopo la chiusura di importanti realtà imprenditoriali. e GAM e ITR per il Molise erano i motori dell'economia oltre che di tantissime famiglie. Ad aprile scorso, con decreto ministeriale, sono stati assegnati 117 milioni di euro euro alle regioni che accolgono aree di crisi complesse per la copertura del fabbisogno di sostegno al reddito per l'anno 2019, ha spiegato Federico. Il governo ha approvato l'ordine del giorno, che è a costo zero e che non richiede deroghe particolari. In questo modo le regioni potranno disporre in maniera più autonoma delle risorse a disposizione. Al Molise spettano 7 milioni di euro, che potrebbero coprire tutta la platea di ITR e anche gli ultimi sei mesi di CIGS per i lavoratori dell'azienda vicola. Dal Ministero del Lavoro inoltre mi hanno confermato che questa settimana verranno emanati i decreti di assegnazione delle risorse grazie ai quali l'INPS potrà pagare ai lavoratori gli stipendi che spettano loro ha concluso il parlamentare. Questa soluzione darebbe respiro a tanti cittadini in Molise e in tutta Italia. Ed ora i quotidiani iniziamo dai locali da primo piano Molise che apre con l'emergenza medici pronto soccorso alla canna del gas tutti sono in sofferenza, le situazioni più critiche a Campobasso e Agnone, il direttore generale Sosto, senza soluzioni nel breve termine dovremo prendere decisioni alternative per... Riorganizzare i servizi. L'Agenas sta scrivendo il nuovo piano operativo. Il sindaco di Larino lancia l'allarme: ospedali di Iserni e Termoli a rischio chiusura. E poi l'editoriale di, del direttore Luca Colella: Il fascino di Gravina e il delirio di Simonetti, editoriale incentrato sul. Eh, corpus Domini eh, sul successo, il discorso del eh, sindaco Roberto. Eh, gravina e invece dice eh, il direttore Corella sul delirio del neo consigliere eh, Simonetti. Corpus Domini, Gravina tira le somme e annuncia l'anno prossimo si cambia, è ora eh, di eh, bilanci e poi termoli. Roberti vara la eh, giunta, Anniro vice sindaco e due assessori. Scandalo. Nel Consiglio eh, Superiore della Magistratura parla Fucci, sistema malato, lo denuncio da dieci anni, rapina le farmacie di Termoli, Mirabello e Campobasso, il 22enne si pente e si costituisce in eh, questura, convinto dagli amici, a Termoli incidente sulla 14 tra Molise e Puglia, bimba perde la vita, la cattolica Molise Art, quando la bellezza cura e dona eh, sollievo. Infine lo sport, c'è un colpo eh, di scena a Campobasso torna tutto in discussione, si chiede primo piano Molise, Lupi, il fondo svizzero di eh, Gesuè prende il 70%, l'amministratore delegato dice investito un milione, Circelli socio di eh, minoranza, e poi il calcio a 5 il, il circolo la nebbia, Cus Molise conferma Ferrante, la Chaminade prende Paolino Garibaldi e poi il tennis Prioriello e Profeta in Patria vince il trofeo Yama gomme a eh, Boiano. Il quotidiano del Molise ecco l'apertura reparte al collasso in Molise. Interviene il ministro Glirlo per superare l'emergenza della carenza di personale, bisogna inserire subito i giovani medici in corsia. Tartaglione, il governo nasconde la, polver la polvere sotto al eh, tappeto. Sotto la testata, invece, in taglio altissimo, Pozzilli al Neuromed arrivano le sale operatorie integrate per la precisione negli interventi a Isernia, Strisce Blu, eh, chiesto l'accesso agli atti e diffidato formalmente il eh, comune. Nuova sede della SEAC. L'ANAC ha archiviato l'istruttoria dopo l'esposto di eh, Gravina, dunque eh, tutto regolare. Dentro la notizia, mobilità dell'area di crisi, ha approvato l'ordine del giorno di Federico, abbiamo visto il servizio in apertura di, eh, tele, di rassegna stampe. Poi a Termoli il sindaco Roberti ufficializza la squadra di governo, ci vorrà qualche altro giorno probabilmente per le deleghe. Termoli, pesca abusiva, sequestrati 35 kg di pesce, Campobasso confessa tre rapine, ma eh, per un cavillo non va in carcere. Il Corpus Domini, il sindaco, ringrazia associazione Cittadini e anticipa le novità per il prossimo anno. Lo ha fatto nel corso del telegiornale di ieri di Teleregione. Sangue in A14 alle porte di Termoli, muore una bambina, autostrada chiusa al traffico fino al tratto Morisano. Infine lo sport, il Campobasso passa nelle mani del fondo svizzero Olle Holding di Mario Gesuè. Questa è la notizia del giorno. Poi il giudo medaglia di bronzo conquistata da Maria Centracchio ai giochi, ai giochi europei di Minsk. I quotidiani nazionali. Iniziamo da Il giornale di eh, Milano. Olimpiadi a Milano: vince l'Italia anti-grillina. Giochi invernali 2026. Il Lombardo-Veneto del fare più forte dei veti del Movimento 5 Stelle: a fare da 4 miliardi e 22.000 posti di lavoro. Il pezzo è del direttore Alessandro Sallusti a fare le cose per bene. Alle volte la si azzecca, le Olimpiadi invernali 2026 arrivano in Italia sull'asse Milano-Cortina eh, saranno i giochi del Lombardo Veneto, cioè di quella parte d'Italia propensa al fare contrapposta a un partito di governo i 5 Stelle favorevole all'immobilismo questo l'incipite del pezzo del direttore Sallusti e poi intanto il genio di Di Maio prova a far chiudere l'ILVA via l'immunità eh, penale campagna elettorale infinita e il governo gioca a guardie e ladri sulla prima del giornale c'è spazio anche per la vicenda Sea Watch 3 la Unione Europea ci dà l'ultimatum: sbarcare i 42 migranti, il Viminale ci pensi. L'Olanda, il Corriere della Sera, la vittoria di Milano e Cortina. Guardate questo eh, scatto: con Malagoma c'è anche Sala, c'è eh, Zaia, eh, ci sono eh, tutti i protagonisti di questo importantissimo risultato, la vittoria di Milano e Cortina dicevamo, festa per l'Olimpiade Invernale 2026 Conte sarà memorabile Sala e Zaia subito al lavoro, l'Italia batte la Svezia per 47 voti a 34 l'applauso di Mattarella Salvini punzecchia i 5 stelle, peccato per chi ha eh, rinunciato, il senso di una sfida, eh, il pezzo di approfondimento eh, di spalle poi c'è cioè, la vignetta di eh, Giannelli come sempre eh, esilarante e particolare con eh, la Milano Olimpica si scia eh, al, sotto il Duomo praticamente. E poi Di Maio, chi vuole la crisi ci porta al governo tecnico, il vice premier del movimento 5 Stelle, i sindacati li vedrò quando eh, servirà. E poi la notizia che ha ah, destato molto scalpore: il boss Morabito, evaso in Uruguay, doveva essere estradato, era stato arrestato. Dopo 25 anni di latitanza, boss eh, calabrese, eh, dunque eh, è riuscito a fuggire. La Repubblica propone eh, la foto eh, della, della gioia della delegazione italiana da in prima fila eh, da sinistra, l'urlo di gioia di eh, Giovanni Malagò, eh, Diana Bianchetti, Michela. Maioli e Sofia Goggia, Giuseppe Sala, eh, Luca Zaia e Attilio eh, Fontana. Eccoli eh, i protagonisti di questo successo importantissimo, Miracolo a Milano e a Cortina, così titola La Repubblica, l'Italia ottiene L'Olimpiade invernale del 2026 battendo la Svezia, Conte ha vinto un paese unito. Esulta il sindaco Sala. Faremo tutto per bene senza perdere tempo. Festeggiano Lega e PD. Polemica sul no del Movimento 5 Stelle. Il retroscena, quell'urlo eh, grande: due eh, regioni. Mamma mia, 13 punti di scarto: 43 a 34 e uno astenuto come dice Sofia Goggia, eh, siamo eh, noi, The Dancing Queen, siamo noi. Il commento, come strano lo sci ambrosiano, e poi il caso, quanto diventa lontana Roma di eh, Sergio eh, eh, Rizzo con Roma che ha detto no alle Olimpiadi che vennero definite del mattone della speculazione. Esattamente un anno dopo aver detto no alle Olimpiadi, Raggi rivendica, Roma eh, ce la fa. E poi Mattarella, chi finge di non vedere, aiuta l'illegalità. Infine la eh, capitana Carola della eh, Sea-Watch sfido il divieto, e dentro in Porto c'è l'intervista di Fabio Tonacci. Il messaggero di Roma giochi di eh, squadra, anche il messaggero eh, propone questo scatto eh, bellissimo. L'Italia vince la sfida delle Olimpiadi Invernali del 2026. L'applauso di Mattarella, la gioia del comitato, Salvini, Bacchetta e no. Eh, del Movimento 5 Stelle, il tweet di Raggi diventa un eh, caso. Ricordiamo che Raggi eh, ha detto no alle Olimpiadi a eh, Roma. Il metodo Italia, ma è una vittoria del sistema paese non di una parte. Azzurre in campo, sognare insieme così Sofia e Michela seducono Losanna. E poi ex Silva il veto di Di Maio al rischio. L'acciaio italiano, il ministro da settembre stop all'immunità per eh, Mittal. E di spalla eh, c'è la vicenda municipalizzata e profondo rosso. Pagano i eh, romani le sette piaghe eh, capitali, rifiuti e trasporti allo sbando con perdite di gestione enormi. Altissimo, sotto la testata c'è il nuovo tecnico della Roma. Eh, c'è stata la presentazione ufficiale a Trigoria. Ecco Fonseca. Voglio rendere i tifosi orgogliosi della eh, squadra. Speriamo bene. Lo dico da eh, tifoso della Magica. Il Sole 24 Ore, il quotidiano politico, economico e finanziario di Confindustria. Olimpiadi, vince lo sprint dell'Italia. Giochi invernali 2019. 26 il CIO sceglie Milano Cortina, battuta Stoccolma 47 a 34, Conte, vittoria del Paese, l'applauso di Mattarella, Sala, rivincita dopo Lema, Zaia, noi siamo già eh, partiti. Poi eh, c'è eh, il resoconto economico di quello che sarà la prospettiva, una ricaduta sul territorio da 4,5 miliardi e 36 mila posti di eh, lavoro. Effetto eh, volano dice il Sole 24 ore. Ilva di Maio insiste, l'immunità penale non c'è più, il piano deve andare avanti. Infine la Gazzetta dello Sport sì giochiamo questo il eh, titolo l'Italia Vince la sfida olimpica invernale, battuta Stoccolma 47 a 34, Malagò mi ricandido al Coni che eh, festa un miracolo italiano, eh, l'editoriale di Andrea Monti, c'è la gioia di tutti i eh, protagonisti. Si parla anche di eh, mercato in taglio basso con... Eh, CR7 che eh, se la spassa su una moto ad acqua, tutte le foto esclusive dell'estate calda di eh, CR7 per il Scoppio Gazzetta e poi il mercato, come vi dicevo la trattativa tra la Juve e De Ligt Kin in direzione Ajax potrebbe essere eh, eh, la pedina giusta per lo scambio e poi Milan Torreira l'offerta è pronta dopo Lukaku Inter altre due trattative. Entrano nel vivo. Bene, è tutto. Prima dei saluti, diamo uno sguardo al palinsesto di oggi. Cosa troverete sulla nostra rete? Alle 11 c'è la replica di Fuoco incrociato, la trasmissione di Rita Iacobucci che ieri sera si è. Eh, occupata di eh, sanità, dell'emergenza eh, sanità, in studio il segretario del Partito Democratico Facciolla, il senatore del Movimento 5 Stelle Luigi Di Marzio, all'interno una lunga intervista al direttore generale dell'ASANEM Gennaro Sosto, ma anche l'opinione di chi eh, di fatto lavora nel settore come gli infermieri. Una puntata dunque davvero da eh, non perdere. Seguiterla alle 11 e alle 16. Alle 14 c'è l'informazione con Cristina Niro. Alle 14.30 salute 4.0, il format che Teleregione crea. Eh, con eh, la collaborazione della Fondazione Giovanni Paolo II eh, che si occupa appunto di salute. Alle 17.30 a Paese mio, alle 19.30 ancora l'informazione ma questa volta con Valentina Ciarlanti, alle 20 salute 4.0, alle 21 Vox Populi 2 di Michele D'Alessio, alle 23 l'ultima edizione del nostro notiziario. Bene, è davvero tutto, grazie per averci scelto, buona mattinata, arrivederci.